fiera di non essere vergine. Ciao a tutti, io sono Greta Galli e in questo canale si parla di roba, di tecnologia. In questo video, pacco nuovo, andiamo ad abbozzarlo subito. Questo pacco è stato gentilmente offerto dalla Union Technique e dal loro brand Kit Resurf, che è per l'appunto il brand della loro azienda che si occupa di stampa 3D. E in questo pacco troviamo i loro nuovi filamenti dalla loro nuova linea che si chiama Not Virgin. Mi hanno mandato un filamento bianco, un filamento arancione? Se arancione sclero. Arancione! Grandi ragazzi, vi voglio bene. Nero, 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 si consuma tantissimo. Trasparente. Che figo, voglio stampare in trasparente, basta, fine. È una linea di filamenti fatti al 100% da plastica riciclabile. Riciclano la plastica degli scarti industriali, quindi la plastica che non viene utilizzata durante i processi industriali, la recuperano, la rilavorano e ci creano dei filamenti in PETG 100% riciclati. Spostiamoci quindi sul computer e mandiamo in stampa qualcosina. Ho appena disegnato qualcosa da poter stampare e ho ricreato un portachiavi con il loghetto di Kit Resurf, quindi questo qua è il loro logo, ve lo faccio vedere, senza la scritta, quindi solamente il logo. Quindi vado a scaricarlo più che altro in STL. Eccolo qua chiaramente su la mia Ultimaker Cura. Devo andare a modificare i valori della stampa perché il PETG si stampa a temperature diverse, come dice il loro datasheet. È consigliato la temperatura sui 250 gradi del nozzle, quella del letto invece sugli 80 gradi. Quindi posso andare a slicearlo e a salvarmi il G-code. E adesso vado ad aprirlo tramite Octoprint, ma prima di importarlo su Octoprint andiamo a sistemare la stampante 3D. Vado a rimuovere prima di tutto il vecchio filamento, perché sennò non si può stampare. Vado adesso ad aprire il kit, quello trasparente, perché voglio provare quello trasparente. Qui abbiamo il fogliettino con i consigli del datasheet. Effi, ne parliamo dopo. Guardate che meraviglia, trasparente. Adesso voglio vedere come esce la stampa, però. E poi, per rimanere in tema, loro fanno plastica riciclata, ma anche il porta plastica, questo rotolone qua, è fatto di cartone, quindi non è effettivamente plastica. Spreco zero, eco-friendly, ragazzi, bravi. Adesso sta estrudendo praticamente il vecchio filamento arancione. Una volta che finisce quello, dovrebbe uscire quello trasparente. Eccolo lì che sta cambiando colore, eccolo lì il trasparente, ah che bello. Adesso andiamo su Octoprint e mandiamo in stampa il tutto. Octoprint è collegato, la telecamera sta vedendo anche in una buona posizione questa volta. Andiamo ad attivare il timelapse perché devo riuscire a farne uno decentemente. Ok, con il file siamo pronti, andiamo a selezionarlo e andiamo effettivamente a mandarlo in stampa. Ok, la sbavettina c'è, quindi sta stampando effettivamente senza problemi. Adesso basta vedere, ci rivediamo tra un 21 minuti e vediamo come è uscita la stampa. Ha finito ora di stampare e stampare trasparente è la cosa più figa ma anche più inquietante che io abbia fatto nella mia vita. Però raga, è trasparente, è uscita anche benissimo, cioè oddio, a parte qualche spelucchino quella, ma probabilmente forse temperatura anche fin troppo alta, però l'ho ad abbassare a 245, però è uscito trasparente, bellissimo. Andiamo però a vedere adesso il timelapse come è uscito, che sono curiosa. Andiamo a recuperare, eccola qua, Kit Resurf, andiamo a prenderlo. Potremmo aver avuto un piccolo problema nel timelapse, eh? Era talmente corta la stampa che il timelapse non è uscito. Strepitoso, ho imparato una nuova cosa, che il timelapse va fatto sulle stampe lunghe. Ci riproveremo. Comunque, regà, super approvato. Ci tengo a ringraziare i ragazzi di Kit Resurf per avermi mandato in prova la loro nuova linea che è fiera di non essere vergine e tanta roba. Adesso andrò a provare gli altri colori. Il PETG devo provarlo bene perché è diverso dal PLA e dicono che sia anche più resistente, quindi magari anche per fare cose all'esterno, e ho qualche progettino da rifare all'esterno, chi mi segue su Instagram già lo sa. E nulla, vi ringrazio di aver visto questo video, ringrazio nuovamente i ragazzi di Kit Resurf e ci vediamo nel prossimo video. Fieri di non essere vergine.